Sono state 176 le ispezioni effettuate dai NAS di Ragusa, espletate nell'ambito di Estate Tranquilla, un piano ormai concluso con la fine della stagione estiva. I controlli hanno permesso di accertare irregolarità in 67 strutture e quindi per il 30% del totale dei luoghi controllati. Sono state segnalate all'autorità giudiziaria e sanitaria 62 operatori di settore e contestate oltre 140 sanzioni, per un valore complessivo di oltre 132.000 euro. Per gravi violazioni sono inoltre state chiuse o sospese 12 attività tra ristoranti, pizzerie e bar, controllate anche case di cura per anziani o disabili. Nel corso dei controlli sono state sequestrate inoltre 199 tonnellate di alimenti non più idonei al consumo ed eseguiti provvedimenti di chiusura o sospensione per 21 imprese irregolari. I principali obiettivi dei controlli dei NAS sono state le attività del settore turistico, come ad esempio stabilimenti balneari, villaggi turistici, stabilimenti termali e centri benessere. Su 65 locali di somministrazione ispezionati, 32 hanno evidenziato irregolarità. Tra le violazioni più significative, la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, precarie condizioni igieniche dei locali nei quali avviene la preparazione degli alimenti, etichettatura non conforme e poi ancora frodi commerciali, per i quali 27 gestori sono stati segnalati all'autorità sanitaria e 2 deferiti alle competenti procure della Repubblica. Violazioni diffuse hanno anche riguardato l'inadeguatezza di cucine e depositi, la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, ma anche igiene. Tra i vari interventi, a luglio a Marina di Modica ne è stato eseguito uno di chiusura di un locale adibito a cucina di uno stabilimento balneare, poiché dal controllo è emersa una grave carenza igienica e strutturale, oltre al sequestro amministrativo di svariate decine di alimenti, tutti sprovvisti di etichetta. Sempre nel mese di luglio, presso una struttura nel comune di Ispica, gli ispettori del NAS hanno rinvenuto 150 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione. Per quanto riguarda invece il settore assistenziale e sociale, le verifiche estive del NAS di Ragusa si sono estese al rispetto dei livelli di assistenza e cura. Sono stati 28 i controlli dedicati a questo settore, con 19 esiti non regolari e 6 strutture oggetto di chiusura o sospensione. Le più frequenti difformità riscontrate riguardano carenze strutturali ed organizzative, sovrannumero di anziani all'interno di stanze, insufficiente erogazione di cura, causato talvolta anche dal limitato numero di operatori e la somministrazione di terapie farmacologiche in assenza di requisiti o autorizzazioni.